Salve amiche ed amici, e qui il vostro Santen Chan, il vostro Capitan Santen Chan, ancora una volta. Vabbè, quanti di voi in questi momenti, in questi istanti, esprimono tristezza e rammarico per la sconfitta della selezione di calcio nazionale italiana nei mondiali Brasile 2014. Io rido perché non è che una cosa così mi può deprimere. A me del calcio me ne potrebbe pure fregare di meno, ma meno che niente e niente. Invece ci sono molte persone che si sono scoraggiate molto. Scoraggiate. Si sono scoraggiate molto. Stanno a caricare internet di insulti e tutto il resto. Invece io guardo con una certa prospettiva tutto questo e dico che ridicolo che tutto questo, che senso del ridicolo che c'ha. Fossero qui i problemi, tutti qui i problemi del nostro amato paese e anche del mondo. Se si vince o si perde a calcio. Il calcio che cos'è? È un gioco. Un gioco sul quale gravitano interessi economici, politici e commerciali. Poi, voi non vi occupate di calcio, voi guardate uno spettacolo calcistico. Giocare a calcio sarebbe diverso. Conseguentemente, vi fanno credere di essere degli sportivi solo perché rimpinguate le casse della FIFA con i vostri denari, che vi fanno pagare come turisti calcistici il doppio per l'hotel, per il pranzo, per la cena. Ma io in un certo senso vedo il risvolto della medaglia. È vero, purtroppo, magari la nazionale non se lo meritava. Ma c'è sempre chi vince e chi perde in una competenza, se no che si partecipa a fare. Ma io invece sto pensando quale legittimazione politica avrebbero avuto i nostri politici, funzionari ed amministratori se la nazionale avesse vinto. Si accollava tutti i meriti Renzi dicendo il merito è di un'organizzazione efficiente. Basta vincere che hai organizzazione efficiente, razionale, perdi e ti cagano tutti addosso. Se vinceva questa selezione italiana era la migliore, anche fra mille difficoltà era molto disciplinata. Siccome invece ha perso, tutti a strafottergli. Quindi anche Berlusconi sarebbe saltato fuori dicendo l'efficientismo italiano nella politica e grazie a che io ho seminato questi risultati durante la mia gestione. Anche Bertinotti sarebbe saltato a dire qualcosa. Anche Grillo avrebbe detto. Invece, se la vittoria c'ha 1000 rivendicazioni, la sconfitta non ha nessuna paternità. Adesso tutti stanno zitti a testa bassa. I giocatori non sono stati ricevuti come in anni passati dal Presidente della Repubblica nel Quirinale, perché c'è stato un mondiale nel quale la selezione italiana ha perso, però sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dal Presidente della Repubblica e anche dal Primo Ministro, che li ha premiati con delle medaglie, che non si capisce che medaglie a che titolo gli dava dei premi. Vabbè. Però quest'anno nessuno li ha ricevuti, è stato il mondiale della vergogna, sono dovuti ritornare già tanto che non li hanno ricevuti agli sputi. È stato un po' come l'uscita dalla politica di Craxi, Monetini e Scatarri. Ecco, per dire, la sconfitta non la vuole nessuno. E poi a cagà chi dice che l'importante è partecipare, non è vincere. Ma chi l'ha detto? Soprattutto in questo mondo così politicizzato e diciamo
commercializzato, figuriamoci se vincere non è importante. Gli sponsor ti pagano perché perdi. E quindi adesso la nazionale ha creato dei debiti per lo Stato italiano. Ricordiamoci che la nazionale è una selezione di giocatori, per quello la selezione nazionale, che vengono da club privati, che si spartiscono gli introiti come delle società private. Quindi la nazionale italiana gioca in nome dello Stato italiano ed è finanziata dallo Stato italiano, ma è un club privato come un club privato come lo è la Roma, la Lazio, il Napoli. Chi ci fa i negozi? Chi ha inventato il calcio nel Regno Unito, che prende i diritti d'autore. E per quello il calcio ci rappresenta, ma chi l'ha detto? Rappresenta i propri interessi, quello sì. E io quindi sono scontento per tutte quelle persone che volevano essere felici attraverso il calcio e mi immagino che questa sia una batosta. Ma sono contento perché perlomeno la paternità della vittoria non se la possono aggiudicare i politici italiani. Avendo perso, stanno zitti e hanno il profilo basso al rispetto. Continuano con le loro cazziatelle politiche e adesso i grillini dicono che loro sono disposti a scendere al gioco delle negoziazioni e delle trattative. Finalmente si trasformano in un movimento politico normale, anzi in un partito politico normale, come lo sono già da più di 50 anni tutti quelli che formano il PDL, il PD, i Verdi, i Radicali, i Comunisti, che non cercano nient'altro che una contrattazione di potere. Questa è la politica. Altro che movimento che ingloba tutti per un cambio, alla fine vogliono contrattazione di potere, di poltrone. Chi vedeva Noschese, Alighiero Noschese, che faceva il giro tondo per poi prendersi la sedia, no? E uno rimaneva sempre in piedi. Quello che si sedeva sempre era Giulio Andreotti. Però ecco, dicevo, non vi rammaricate del calcio, perché l'aver perso sarà l'ultimo dei vostri problemi quest'anno e negli anni venturi a venire. Invece rammaricatevi di tutti gli altri seri problemi del paese. Il calcio è un balocco che fa tonto l'allocco. Non so se mi spiego. Però voi siete persone serie. Non vi fate infinocchiare da questi politici. Ricordatevi che le manifestazioni di massa come il calcio servono per distrarre la gente e l'oppio dei popoli, come le manifestazioni religiose, i cortei sindacali, le manifestazioni politiche, i concerti all'aria aperta, i picnic fuori porta e le trasmissioni televisive, dove si parla tanto e di tutto quello che succede senza peli nella lingua, ma poi non si attua nel paese. Allora a che cazzo serve parlarne tanto se non si farà mai nulla? Beh, io dovrò fare un video parlando dell'oppio del popolo che sono i talk show, che dicono cose vere, ma ti tengono occupato in una realtà a parte, facendoti credere che tutto si può risolvere parlandone. Tanto poi vai a votare per delle promesse e faranno tutto il contrario. O addirittura non vai a votare. Monti, Letta e adesso Renzi, chi li ha votati? Certo, hanno votato Bersani e Renzi gli ha fregato la poltrona da sotto il culo, approfittando della trombosi che ci ha avuto Bersani. Quindi ci sono tanti docomi da sfatare. Cane passeggia. Qua saranno le 5 e mezza. No, 4 e mezza, 5. 5 e mezza. Sta cadendo la notte. Anzi, il pomeriggio ancora. Fra un'ora o due sarà buio. Beh, io vi lascio. Questo è stato il mio breve accenno al fatto: non vi preoccupate, ci sono molte cose più serie nella vita che perdere il mondiale di calcio.
poi lasciatemi in pace i giocatori, non fategli dell'ironia cruda. Tanto, appunto, come molti dicono in internet, se sono delle mezze seghe, non è colpa loro. È colpa di chi trasforma un gioco come il calcio in una cosa seria e di vita. Ma voi veramente credete che il calcio è una cosa seria? Magari il calcio giocato vi farà bene per stare in salute, ma il calcio spettacolo a che serve? A occupare una poltrona per 90 minuti? Ah, meglio fare altre cose, giocare a scacchi, praticare Tai Chi Chuan. Non so. Poi dicono che lo sport è salutare. Salve, ciao, come va? Arrivederci. Ciao, in bocca al lupo. Appunto, io mi mantengo in forma perché è vero, lo sport è salutare. Arrivederci. Ciao, come stai? Buongiorno, ci rivediamo, eh? Addio. Lo sport è salutare. Mi lascio. Non so che altro dire. Voglio dire che ora è. Cavolo. Oggi non si usano più gli orologi. Si usano. Sono le 17 e 17 del 26 giugno. E vediamo. È un po' lento. E fanno 13 gradi. La minima oggi sarà di 1, ma adesso fanno 13 gradi. 17 e 17 del 26/06/14/2014. Allora, vi lascio, saluto a tutti e farò un prossimo video. Spero che il tutorial come lavare il cesso col vapore vi sia piaciuto. Tanti saluti dal vostro carissimo Santin Chan e grazie per seguirmi. Vola, vola, colomba bianca. Vola, vola. Vola, vola, colomba bianca. Vola, vola, colomba bianca. Non sono colombe, sono anche falconetti, però vabbè. Come gira, come gira. Guarda, oh, guarda come vola. Guarda.
fa dei giri a zig e a zag. Poi sparisce. Beh, ciao.